Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, benvenuti a un nuovo numero di replay. Delusione a Pescara dopo il tonfo casalingo con la Recanatese. È vero che bastano i primi passi falsi per mettere tutto in discussione, ma le analisi vanno fatte sempre con equilibrio e soprattutto senza pregiudizi. Il Pescara, a detta di tutti, aveva azzeccato le scelte, soprattutto in sede di mercato, quindi i complimenti al direttore sportivo dell'Icarri, e adesso invece tornano perentorie le critiche verso la società e verso il DS. Fino a qualche tempo fa si parlava del ritorno di Zemanlandia a Pescara ed oggi anche il Boemo è nel mirino della critica. La realtà comunque è che il Pescara è in confusione, quindi un problema c'è perché la squadra è irriconoscibile, così come possono essere anche discutibili le scelte dell'allenatore. Cercheremo stasera di capire cosa sta succedendo senza fare drammi, ripeto, analisi lucide e senza pregiudizi. Saluto subito Andrea Costantini in studio. Buonasera Buonasera, Andrea, buonasera ringrazio Enrico. Maurizio Daguin in regia, Antonio Di Bardino alle telecamere. I nostri ospiti, l'avvocato Luigi Albore Masci, assessore al Comune di Pescara. Buonasera Luigi, Buonasera, ben ben ritrovato. trovato. Poi abbiamo il nostro Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera. Al suo fianco il collega Stefano Buda. Buonasera Stefano. Buonasera. E poi ritrovo con piacere un altro collega, Paolo Toro. Buonasera Paolo. Buonasera a Siamo in voi. attesa di un altro ospite che arriverà a minuti. Allora Andrea, questa sera non ci sono notizie su esoneri dalle varie panchine, ma ci No. sono tanti posticipi. Sì, tanti posticipi. Intanto ti dico subito che non arrivano buone notizie per il Pescara perché hanno segnato sia il Cesena che è in vantaggio 1-0 con la Carrarese, sia il Perugia che è in vantaggio 1-0 con la Virtus Entella. Il gol del Cesena è stato segnato da Carbò e poi poco fa ha sbloccato il punteggio anche il Perugia con Seghetti. Le altre gare sono sullo 0-0, parliamo di Arezzo Gubbio e il Pineto che è impegnato a Pesaro. Non si gioca a Carrara il match tra Sestri, Levante e Rimini, rinviato a data da destinarsi su ordinanza del comune di Carrara che fa sponda sull'allerta meteo arancione che è stata diffusa dalla provincia. Dunque rinviata la partita tra Sestri e Rimini. Ti dico a corredo Enrico che Luca Tabiani resta sulla panchina del Catania dopo la sconfitta di ieri con l'Avellino. Si parlava di un esonero per lui, ma alla fine la dirigenza ha deciso di proseguire con l'allenatore Tabiani. E poi altre notizie che arrivano da questa giornata, possiamo dire che in Serie A il patron della Salernitana Danilo Iervolino è indagato, la Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per un caso di corruzione che riguarda un funzionario presso il Ministero del Lavoro, indagato Iervolino, così come sono indagate altre persone. Per ora è tutto, però. Ok Andrea, allora intanto diciamo che per Pesaro Pineto, poi all'intervallo ci collegheremo con il nostro inviato Jacopo Forcella. Vediamo subito la classifica aggiornata dopo le novità, dopo i gol del Cesena e del Perugia. La classifica la aggiorneremo in base alle novità che arriveranno dagli altri campi. Torres 27, Cesena 23 con una partita in meno, quella di Chiavari, Perugia al terzo posto a quota 21 e poi il Pescara con 20 punti. È arrivato nel nostro studio l'ultimo ospite, lo saluto e lo ringrazio, l'agente dei calciatori a livello assicurativo e non solo, Dino Zappacorta. Buonasera Dino, Buonasera, scusate il ben ritardo. ritrovato. Scusate il ritardo. Va bene, gli altri ti perdonano, quindi Chiediamolo, non lo sappiamo. iniziamo subito con i nostri amici in studio. Allora, partiamo ad esempio da Riccardo Clinco stasera. Voglio iniziare con te, Riccardo, con tutto il rispetto per gli altri ospiti. Cosa succede? Non è facile a questo punto del campionato, dopo aver fatto un inizio brillante, le ultime prestazioni sono state quasi tutte non positive. Mi viene da dire, tu hai detto che c'è grande confusione. Se siete d'accordo, perché. Sì, guarda, il Pescara alla fine non gioca male. Il problema è che ci sono dei momenti che la squadra è un po' assente.
cioè, o meglio, le squadre che vengono qua, quelle che abbiamo visto qua allo stadio, si mettono dietro, ci aspettano, noi facciamo molto gioco, poi fanno le ripartenze, la difesa alta di Zeman, chiaramente tenendo la difesa a centrocampo, dà chiaramente la possibilità ai giocatori, considerando anche che, volevo fare una riflessione che ho fatto tra me e me in questi giorni. Negli ultimi anni la palla è più piccola ed è più leggera e quindi i giocatori muscolarmente sono più forti di 15-20 anni fa. Quindi nel momento in cui tu lanci la palla lunga e il giocatore davanti ti prende un metro e mezzo, l'attaccante, perché il difensore guarda il gioco ma la palla va a superare la difesa, è difficile prenderlo. Se in primo un tempo il difensore poteva avere qualche possibilità di prendere l'attaccante in corsa, adesso molto molto meno. E quindi andiamo in difficoltà. Allora, ti ho lasciato esporre il pensiero, però se mi dici che uno dei problemi è perché la palla è più piccola, cioè non ci crede no. Nessuno. Cioè... Ma quando lo pensavi stanotte? Ma guarda, la palla non è più piccola. Non sia più... vero, ma questo ovviamente vale per tutti. Ma vale per tutti, ma nel momento... cercare di capire sì. Il problema del Pescara. Il problema del Pescara che è partito bene, buoni sì. Risultati. La squadra giochicchiava, un po' di fortuna, però dava un'identità. Questa si è persa soprattutto nelle ultime partite all'Adriatico, con Pineto, Peso, Torres e Recanatese, 4 gare all'Adriatico, un solo punto, ed è lo stesso Zeman, che è stato molto critico in conferenza stampa verso la sua squadra. Allora direi subito di ascoltare qualche passo della conferenza stampa, perché ci dà diversi motivi di parlarne in studio. Non è l'intervista rilasciata al nostro Paolo Renzetti, ma è quanto ha dichiarato in conferenza stampa. Sentiamo. Perso il filo del nostro gioco. Cominciare da dietro lenti, poi è difficile giocare contro chiuso senza muoversi. E noi non abbiamo fatto movimenti giusti e giocate giuste, forse solo due primo tempo ci sono riuscite. E basta. Poi c'è un po' di confusione, tanta confusione. Dopo 30 giorni ogni giorno in campo penso che ci pesa più in testa che nelle gambe. Mister, seconda sconfitta consecutiva può essere un campanello d'allarme secondo lei? E certo, se continuiamo così è allarmante. Io penso, ripeto, la squadra ha delle qualità, poi però deve fare la squadra e giocare due fasi con la stessa intensità. Il problema è che non giocavamo sui riferimenti, centrocampo primo tempo costruiva poco, poi ha giocato praticamente solo squizzato contro tutti e se non trovi la palla dentro giusta la paghi. Questa sconfitta è figlia anche un po' della sconfitta della Torres, secondo lei? Ma non credo, la squadra in partenza aveva voglia di rifarsi. Però ripeto, se giochiamo troppo lenti, se cominciamo sempre da dietro senza far movimento a centrocampo e davanti, poi davanti sono bravi ma giocano uno contro uno sempre, invece di giocare insieme. Io invece le chiedo perché il cambio di Tommasini e perché il cambio di, sia di Cangiano sia di Tuccio, cioè ha sostituito i due marcatori. Tuccio fa marcatore. No, Cangiano. Ma non è problema chi fa gol su punizione, non lo fa, a me non mi dava, non mi attaccavano alla porta, anche lì Canciano ha fatto bene, ma finché attacca la linea di fondo non mi serve, a me mi serve se attacca la porta. E Tuneov per me ha fatto male, è in fase offensiva, in fase difensiva tutto il primo tempo. E perché volevo uno più veloce, il cupone è più veloce, però non si è visto. Come da qualche settimana che li vede, che hanno gli stessi concetti, una confusione, il fatto di costruire. Ma io queste cose le dicevo anche quando vincevamo. Però. Anche prima dell'inizio del campionato. Però. No, però mi sembra a distanza di due mesi, anche più di due mesi, insomma, ci si aspettavano progressi, da parte della squadra invece. Probabilmente non ci sono stati. Probabilmente noi pensiamo che possiamo fare qualsiasi cosa,
che siamo bravi, belli, e poi non conta la bellezza in campo, conta chi ha più fame, chi ha più voglia e chi capisce di più. E noi per ora abbiamo confusione, nel senso, ripeto, noi giochiamo le cose che non hanno senso. No? C'è un po' di presunzione inconsapevole, no? La consapevolezza che siamo bravi. E quando perdi tre partite non sei più bravo. Allora, uno Zeman molto critico, ho segnato così quattro punti da discutere. Perso il filo del gioco, non ci sono le giocate giuste, c'è tanta confusione e è allarmante se continuiamo così. Luigi, qual è il punto che reputi sia il più preoccupante? Stavo riflettendo, Enrico, che ad inizio trasmissione tu hai invocato delle disamine equilibrate da parte degli ospiti questa sera, ma praticamente Zeman ha fatto una disamina che a caldo, tranciante. Secondo me anche con una amarezza e anche sferzante, è stata tranciante, cioè l'equilibrio di Zeman, che di solito è una costante, in questo caso mi sembra che il tecnico boemo l'abbia perso. Fa bene perché è deluso dalla sua squadra, e ieri si è visto tutto quello che ha detto Zeman. Però se dobbiamo fare una critica equilibrata, e siamo chiamati a farlo perché non siamo al 91esimo minuto, ma ormai abbiamo messo alle spalle questa sconfitta e anche quella che la precedeva, e tutta la questione nasce se noi ci aspettavamo che questa fosse una squadra che doveva uccidere il campionato perché era una squadra fortissima, perché c'è Zeman, perché sono stati presi i giovani giusti, perché ci sono tutti gli ingredienti per una cavalcata vincente, perché quest'anno non c'è il Catanzaro e quindi comunque non abbiamo questi rivali inarrivabili come è capitato lo scorso anno. Io credo che tutto questo non sia, per cui a questo punto del campionato sono venute fuori le lacune di una squadra di giovani, perché la seconda squadra più giovane di questo girone, la terza squadra più giovane dell'intero campionato di Serie C, e in questo momento è come se questa squadra, che è partita forse in maniera più forte rispetto a quello che ci si poteva aspettare, questo lo dicono anche gli addetti ai lavori, lo disse anche Dell'Icarri, certo, quando lo abbiamo avuto qui dopo qualche giornata di campionato, in questo momento c'è una sorta di crisi di rigetto. Poi la cosa importante che dice Zeman, è sollecitato dal giornalista che gli ha fatto la domanda, se questo è un aspetto psicologico, se questa squadra avverte oggi forse una grande responsabilità. Non tocchiamo tutti gli argomenti, andiamo per grado. Però ecco, secondo me il primo deluso in questo momento. Molto dimessi stasera, perché quando si perde tutti in studio. No, bisogna non hanno un sorriso, ovviamente. Bisogna essere lucidi sulle cose, bisogna avere consapevolezza rispetto alle aspettative che possiamo avere per questa squadra. E quindi in questo momento, certo, del campionato ci può stare una fase di questo genere. Allora, Dino, sei entrato per ultimo, però teniamo la possibilità di inserirti in mezzo allo schema offensivo, cosa che non riesce più a Zeman. No, era proprio questo che volevo dire. Ha fatto una disamina giustissima, ma difendere. No, dico, è proprio Zeman, cioè lui ha parlato di tutto, tranne che ogni volta andiamo uno contro uno, prendiamo gol sempre, comunque. Cioè, ha parlato di tutto, ha parlato del centrocampo che non imposta, che la difesa non difende. Però che ogni partita andiamo, anche se stiamo 3-0, uno contro uno, Brosco contro, cioè la fase difensiva proprio non la fa, non la pensa, non lo attua e proprio neanche ne parla. Perché il problema del Pescara è proprio questo. Cioè, tu o stai a perdere o stai a vincere, noi dietro giochiamo uno contro uno. E quindi uno contro uno prendi gol. Adesso è risaputo che le squadre di Zeman ne fanno uno in più e vinci. Ma se non ne fai uno in più, ieri abbiamo fatto uno in meno. Gol del Pineto con Teraschi a Pesaro. Bene. E Zeman nell'intervista è Zeman ha parlato, sì, di tutto tranne che della fase però difensiva, con tutto il rispetto, però siccome Zeman è Zeman, esatto, non è che tutto quello che fa così Zeman deve essere accettato, altrimenti va preso così. Se ti piace lo cambi, semplice. Possiamo semplice già andare in sigla. Ragazzi, allora Zeman lo sappiamo, è questo, ha sempre fatto questo tipo di calcio, che era a Pescara, che era a Lazio, che era a Roma, dovunque era ha fatto questo calcio qua. Per lui
la componente calcio è dal centrocampo e fare un gol più dell'avversario. Sì. A me personalmente piace. A tutti io vado piace. Allo stadio a tutti per... piace, no? No, io vado allo stadio per vedere il calcio e Zeman fa calcio. Poi se tu vuoi vedere il calcio e vuoi anche vincere, è come avere la botte piena e il marito ubriaco. Sarebbe il sogno di tutti, ma non è possibile. Questo non è possibile. Allora, cosa voglio dire io? Che Zeman ha riportato entusiasmo. Ma perché ha riportato entusiasmo? Perché c'è gioco, c'è calcio. Il primo tempo ieri è stato fatto bene. Movimenti, boom, boom, boom. Ci piace. Il calcio di Zeman piace, ma non solo a noi che giocava a Pescara. Perché il Pescara viene visto anche da gente di Brescia. Se dici che il primo tempo di ieri è stato fatto bene, è preoccupante, detto da te. Perché ieri ha rischiato di subire 5 gol. Il primo tempo. Perché Plizzari, per fortuna, è un gran portiere. Io purtroppo sono arrivato già al 15esimo. I 15 minuti iniziali non ne posso parlare. Ma io dopo, quando sono arrivato, di solito gioco. Poi, ripeto, fai gol, non lo fai, questo dipende da una serie di componenti. Però ha giocato bene. Il secondo tempo, e non è la prima volta che capita, come prende gol, si scioglie, e secondo me è una questione potete mentale, intervenire quando volete, non è che dovevo darvi questo per forza la parola idea. Pareggio della Vispesaro con Zagnoni 1-1. Però c'è una cosa inquietante che dice Zeman, che smentisce quando in un passaggio dice non dobbiamo essere belli. C'è un passaggio. Hai fatto bene a dirlo, perché poi lui c'è anche che è un libro sulla bellezza del calcio. Appunto, una cosa sconcertante quando dice non dobbiamo essere belli, ma dobbiamo essere quando bravi, si dice bene, Stefano, bene, c'è confusione, ovviamente coinvolge tutti. Sì, la confusione, ma io ho percepito anche un altro punto su cui ha battuto Zeman, sia in conferenza che poi nelle interviste che ha rilasciato nel post-gara, che è quello della lentezza nella circolazione della palla. E quello secondo me è un aspetto nevralgico, perché questa è una squadra che riesce a produrre, ad essere efficace nel momento in cui gira a mille, in cui il ritmo riesce a tenerlo alto, se non per tutta la partita, per una porzione importante di partita. Altrimenti diventa una squadra dalla manovra assolutamente leggibile, ultra vulnerabile, perché poi basta spezzare le linee di passaggio e con una difesa alta andare in porta come ha fatto l'Aricanatese 8-9 volte, e certificando questo processo involutivo che purtroppo questa stiamo vedendo in maniera costante partita dopo partita. Non so se queste difficoltà, perché poi sembra quasi che nel momento in cui non si accende la luce in due giocatori come Squizzato e Tuniov, la manovra si blocchi completamente. Non so se queste allora difficoltà vi chiedo, qual è il reparto siano che anche ci figlie più preoccupazioni attualmente. Personalmente il centrocampo. Però è una squadra che proprio per questo, proprio per essere una squadra che produce un gioco molto dispendioso, ha giocato 8 partite in 28 giorni. È chiaro, anche altre squadre ne hanno giocate molte. Ne ha fatto una di più delle altre. Però è un calcio che richiede un'intensità particolare, e se anche fosse questa magari una chiave di lettura, una delle chiavi di lettura, però pone un altro problema, ovvero una rosa che a mio avviso è qualitativamente non del tutto all'altezza proprio nel reparto nevralgico del campo, perché ripeto credo che Zeman punti il dito proprio su quel reparto che non copre la fase difensiva, è fondamentale, e non fondamentale. Permette agli attaccanti, perché non c'è movimento poi da parte degli attaccanti, di essere pericolosi in fase offensiva. Prima di sentire Riccardo che si muove, si agita, ma tanto c'è spazio per tutti, poi è Dino che ti calma. Paolo, il reparto, diceva Stefano, al centrocampo c'è confusione, non c'è fluidità di manovra. Secondo me però diciamo, i giocatori qualitativamente non sono, cioè sì, sono, ma poi vi chiedo sarebbero, se questa rosa è rimasta sempre di qualità, però sulla carta, in prospettiva sarebbero all'altezza sulla carta. È De Marco si parlava, no? C'era un gran bene, se ne parlava un gran bene, era un sì, però molto geometrico, compitino, cioè queste qualità che poi sul campo io non le vedo. Ma secondo me qualitativamente il migliore è Squizzato, che ha le geometrie giuste per impostare il gioco. In quel ruolo Aloy secondo me non è alla stessa altezza di Squizzato. Gli altri sono bravi dal punto di vista, cioè qualitativamente sono validi. Evidentemente, come dice lui, c'è un po' di confusione, ma tra le parole che ha detto mi è sembrato di aver capito pure che rimprovera
forse un pizzico di presunzione, perché non giocano da squadra, noi siamo, pensa a se noi siamo, crediamo di poter fare tutto, ma no, non è così. È giusto pure che ha detto pure Luigi, certo, condividendo l'opinione di Dell'Icardi, Pescara è partito forte. Adesso c'è questo momento di crisi del sistema zemaniano, che io credo sia transitorio, che riguarda un po' tutti i reparti. Non ci dimentichiamo che il Pescara ha una delle peggiori difese, ha un buon attacco, ma ha una delle peggiori difese di tutto il girone. Questo vuol dire che l'utilità marginale di ogni gol che fai, e ne fai diversi, pur non avendo una punta centrale, è un'utilità marginale bassa, nel senso, Paolo, ne puoi fare quattro per vincere una partita, hai fatto quattro gol, hai preso tre punti. Paolo, di punte ieri hai fatto due gol e non hai preso niente, quindi anche questo... Di punte centrali ce ne sono tre. Vergani, sì. Tommasini e Cuppone. No, Cuppone. Un adeguato. Sì, però un altro elemento su cui riflettere, perché Zeman insiste molto su Cuppone, sì, e tiene dopo da ne parte. Parliamo, dopo ne parliamo. Dino, voglio tornare da te, perché prima Luigi lo ha sottolineato. Zeman contesta anche il fatto di essere belli. Secondo me non voleva dire questo. E che voleva dire? Secondo me no. Lui, guarda, io non so, ma ho una sensazione e la vorrei condividere con gli amici ospiti. Il Pescara non calcia da fuori. Quelle poche volte che ha calciato, ha fatto un Eurogol su a Ferrara, eravamo lì. Tugnov, sì. Ma non calciamo, noi non calciamo da fuori. Secondo me voleva intendere lui, è inutile che vogliamo arrivare con la palla dentro la porta, perché i brevilini che abbiamo davanti sono dei fenomeni con la palla a terra, perché ti dribblano uno o due anche dentro l'area, insomma, quando riescono delle giocate sono belle da vedere. Su quello non c'è. Però qualche volta, qualche tiro dal limite, non dico da 60 metri, secondo me voleva intendere quello. Ogni tanto di tirare e cercare di fare gol. Questi, ho la sensazione, vogliono arrivare con la palla, si sentono talmente bravi tecnicamente, che sono bravi. La sensazione di non... Sai qual è? Pensiamo che sia quello. Che c'è una confusione generale che coinvolge veramente tutti. Cioè tecnico e squadra. Ma perché? No, ah, questo è, un po', questo è il dilemma. La difesa è quella. Si alterna solo Moruzzi con Milano. Perché evidentemente... il centrocampo non è che è un po' sopravvalutata la squadra. La squadra, come diceva Paolo, è partita forte. E esprimeva anche un buon calcio in velocità. Le squadre di Zeman, gli avversari imparano a conoscerle in breve tempo, perché non è che cambi molto. L'allenatore forse ha fatto confusione nell'alternare troppi elementi nei vari ruoli. Centrocampo. Centrocampo davanti più o meno giocano difesa, sempre gli stessi. In attacco, Tommasini, no. Cuppone, a Cornero. È Cangiano, la prima volta che gioca Tommasini. A Cornero, Cangiano. Si alternano sempre Milani e Moruzzi, a centrocampo non si sa mai chi gioca. E come si fa a trovare un'identità se con il passare delle partite i meccanismi non sono sincronizzati al meglio? Può essere una chiave di lettura, attenzione, perché nessuno ha la verità in mano. Questa confusione però deve scomparire al più presto. Ma guarda, Dimmi se andiamo, quale sicuro che abbia sbagliato tutto. Se si va a esaminare la rosa del Pescara, sono veramente tutti dei ragazzini. Sì. Io adesso li frequento per tanti motivi, sì, ma veramente sì, sono dei ragazzini. Cioè, parliamo non della data di nascita, no, perché è un 2004. Sono talentuosi, ma però. No, io parlo proprio a livello proprio umano e fisico. Tu li vedi, sono dei ragazzini. Sei ma proprio ragazzini. Sei diventato vecchio. Sei tu che sei diventato vecchio. Ma questo io lo so, poi io mi rinfranco quando guardo te. Ma detto questo, scherzo. No, sono dei ragazzini. Allora, poi un'altra cosa che volevo dire, no? Ivari Squizzato, De Marco, D'Agasso, settore giovanile. Cioè, non è che hanno dei campionati alle spalle importanti, di vertici di Lega Pro. Ma questo si sapeva anche tre partite fa. Dico, ma siamo secondi, quanto siamo? Secondi, quarti, terzi? Sì. Mettiamo ma terzi, poco cambia, conta siamo poco, lì, una bravo, partita in più, una partita in... Secondo me, la squadra è buona, bravo il direttore, bravo, cioè, chi ha scelto i calciatori, molti dei quali non li conoscevo neanche io e sono 35 anni che ci sono dentro. Li sentivo solo nominare, ma non mi aspettavo che erano così bene. Al Cornero sentivo a parlare tutti, bene, diciamo, ma non tutti, sapevo che era così, diciamo, bravo. Siamo tutti. Bene, quindi bravi chi li ha scelti. Ma la posizione del Pescara in classifica, adesso mi viene in mente quando ero qui l'anno scorso, no? Espreso il Catanzaro. Un punto in più o due punti in più, un punto in più o due punti in meno. Per me questa è la classifica. Ma non è la classifica che semmai preoccupa. È la Torres che non c'ha è la classifica qualche che punto in più. Non è la classifica che preoccupa. È questa involuzione dopo tre mesi di lavoro. Tu stai insieme da luglio, lavori tutti i giorni, perché
Zeman lavora tanto, no? Tutte le squadre, Enrico, hanno un calo fisico e mentale. Il Napoli l'ha avuto all'inizio del campionato. E non è che si dice perché ha cambiato allenatore, non è vero niente. Ha avuto queste impasse all'inizio del campionato. Adesso il Pescara è in una fase, non dimentichiamo che siamo andati a Lucca, abbiamo fatto 4 gol. Sì, ma quindi è una squadra perché? Così. Ma perché la Lucchese è zero? No, adesso... Partiamo dal suo presupposto. Posso? Prego. Per me si divide in due. Quando noi attacchiamo e quando noi perdiamo palla. Certo. Questa è la partita. Finché noi abbiamo la palla e attacchiamo, noi delle occasioni da gol le traiamo. Il problema è quando noi perdiamo la palla. Quando noi perdiamo la palla, io non è che ti ho detto per prenderti in giro il discorso della palla piccola è più veloce. È perché la palla va più veloce e atleticamente quando parte l'attaccante, nel momento in cui noi giochiamo a 4 in linea dietro, a centrocampo, non hai la possibilità di andare e siamo sempre in tutte le partite in inferiorità numerica sulle ripartenze. Però ti dico questo: quando è che noi giochiamo bene o vinciamo le partite? Sì, però adesso quando la squadra, stiamo entrando in un discorso tattico che molte volte annoia a chi ci segue da casa. Capito, cioè, dobbiamo restare un po' sui temi generali. So, siamo tutti allenatori, ognuno la vede in maniera diversa. Ma quando tu una squadra alla fronte che ti gioca a viso aperto, noi giochiamo meglio. Quando tutte le squadre hanno capito che con noi si mettono dietro, stanno chiuse e aspettano che noi perdiamo la palla, la recuperano loro e la lanciano lunga, questo è il modo per battere il Pescara. È un discorso semplicissimo. Perché tutte le partite sono state fotocopie. La partita con lo Lucchese, perché tu l'hai vinta 4-1? Perché la Lucchese ci ha affrontato a viso aperto e noi sul campo su 11, su 100 metri, noi siamo bravi. Il problema è quando giochiamo su 50 metri. Che noi perdiamo la palla. La Lucchese 11 contro 11 stavamo soffrendo, poi con l'uomo in meno l'abbiamo fatta. Ma la Lucchese a noi anche in 10 ha giocato a viso aperto e noi avevamo la possibilità, perché abbiamo giocatori di qualità, di giocare bene negli spazi. Invece quando la squadra, come la Torres, cosa ha fatto? È rimasta chiusa. Cosa ha fatto la Reganatese? È rimasta chiusa. Hanno giocato di ripartenza e ci hanno fatto gol. Giovanni Pagliari da 30 anni gioca. Ho capito, però l'ho vinto. Questi risultati stanno mettendo in discussione un po' il lavoro del tecnico, del direttore sportivo, oppure allora una parentesi che ci può stare. Beh, certo che mettono in discussione, è ovvio, ma è tutto relativo rispetto ad un inizio campionato in cui eravamo tutti convinti che il Pescara potesse occupare posizione di vertice, che peraltro occupa ancora adesso. E un calo di questo genere è ovvio che mette tensione nell'ambiente, mette tensione nel tecnico, perché ieri era uno Zeman insolitamente scosso rispetto alla prestazione e forse avendo dei giovani ha voluto anche lanciare qualche segnale di carattere paternalistico, non paterno in questo caso, ma paternalistico. E tutto questo preoccupa. Io la cosa di cui sono più preoccupato, conoscendo il calcio di Zeman come tutti noi invece, è che noi non segniamo e abbiamo problemi davanti, perché le incertezze difensive, la fragilità difensiva sono una costante del gioco di Zeman. Il problema è che se tu produci 10 occasioni da gol e ne realizzi 1-2 su 10 occasioni da gol, inevitabilmente col concetto di calcio che ha Zeman tu le partite le perdi. Allora, sono state, per i motivi che hai esposto tu. Sono state contestate le 3 sostituzioni di Zeman di ieri. Tommasini alla prima partita titolare fa gol all'intervallo. Allora, chiedo una sostituzione a ognuno di voi. Dino, Tommasini esce, entra Cuppone. Zeman l'ha detto perché voleva più velocità in fase offensiva e Tommasini. È una cosa che Tommasini non si può rimproverare invece a Zeman, la falsità. Ha detto quello che penso, la penso anche uguale. Lui vede. Cioè, l'avresti fatta tu. È chiaro che Zeman vede più Cuppone là davanti, centravanti, che gli altri due. Vergani, evidentemente, è andato in naftalina completamente. E come si può sentire Tommasini alla prima partita titolare fa gol all'intervallo cambio? Ragazzi, come si può sentire? Non è che possiamo stare a vedere come si sente Tommasini. Si impegna ancora di più, cercherà di riprendere il posto. Cioè, voglio dire, cioè, la domanda è perché fa giocare Cuppone? L'ha detto lui, perché voleva più provvedere gente che poi ha detto pure sbagliando. Cioè, lui l'ha ammesso, ha detto volevo più volevo più rapidità, ma ho sbagliato. L'ha detto. Cambio penalizzante. Ha sbagliato, ragazzi. Ha sbagliato. Tunio Franchini. Credo sia stato forse l'unico cambio logico, perché Tugnov oggettivamente aveva fatto poco nel primo tempo. Franchini secondo me è stata una delle pochissime note liete della partita di ieri, insomma ha mostrato una certa vivacità, è entrato meno bene invece, ha predicato nel deserto, diciamo, ecco. Sulla questione Tommasini invece, insomma, sono piuttosto perplesso, nel senso che
Al di là di tutto, nel primo tempo si era mosso bene, aveva fatto anche un bel gol, insomma, dare anche cioè, l'aspetto tecnico ha anche un suo valore. Sia la sostituzione di Cuppone, ma per certi versi anche quell'ingresso di Manu sempre nel secondo tempo, a me danno proprio l'idea delle scelte, che fa gol su punizione, delle scelte del dogmatismo tattico, cioè nel senso di dire sono quei giocatori che fanno quello che io tatticamente pretendo, però esistono anche poi dei fattori che sono sia motivazionali, come appunto Tommasini che aveva fatto gol, ma anche di qualità tecnica, perché Manu a me tutte le volte che è entrato onestamente non è sembrato all'altezza del calcio professionista. A Cornero Cangiano ci poteva stare, però Cangiano aveva fatto il gol del pareggio qualche istante prima. Sì, a Cornero Cangiano, secondo me, per quello che si è visto finora, Cangiano è un pochettino al di sopra di Acconè. Sono bravissimi tutti e due, sanno interpretare bene il ruolo. Evidentemente voleva anche lì, è stata una non lo so, una sostituzione dettata da qualcosa che magari ci sfugge, non so, forse Cangiano aveva qualche, non so se avesse qualche problema, se era stanco, se l'aveva visto affaticato. Perché... Allora, prima di collegarci con Pesaro, Andrea, dove sta per finire il primo tempo di tra Pesaro e Pineto, 1-1 ancora il risultato. Cesena e Perugia sempre in vantaggio? Cesena avanti 1-0 sulla Carrarese, il Perugia è avanti 2-1 sull'Entella, aveva raddoppiato Santoro, immediata replica di Tascone, 2-1 al Curi. Dino, la partita di ieri quindi va archiviata, perché ovviamente adesso si tornerà a lavorare con una settimana normale. Si diceva che dopo la partita con la Torres il Pescara addirittura aveva fatto doppia seduta, è stata criticata anche questa situazione, perché anche questi sono aspetti importanti, no? Cioè, giochi con la Torres, torni ad allenarsi, doppia seduta, poi rigiochi in casa la domenica, è normale che forse un po' di stanchezza non solo fisica ma mentale si può avvertire. Tu mi sembra di capire che prendi di buono tutto quello che fa Zeman. No, assolutamente, questa cosa qui no. Io credo di essere equilibrato, non è che vado a mangiare da casa di Zeman, quindi no, che significa? Cioè, io ho detto che a me piace il gioco di Zeman, come accetto anche che se ti piace il gioco di Zeman puoi perdere, infatti abbiamo perso ieri sera, andato a casa. È chiaro che voglio vincere. Se sbaglia il primo tempo tu lo sostituisci. Una persona sbaglia un primo tempo. Ma chi ha sbagliato il primo tempo? Tu diciamo, sbagliato il primo tempo, la sostituisci. Sì, sì, sì. Ma perché? Io posso rispondere. Ci può stare, però. Facciamo finire Dino perché gli stai rubando la parola. Dino. Bravo. No, siamo tutti seri. Zeman, conosciamo Zeman da sempre. Che in casa, allora, ragazzi, sono quattro partite in casa. I ragazzi della Pescara Calcio, cioè, se vogliamo perdonare tutto, perdoniamo tutto. Allora, io sai che frequento, molti sono i miei clienti, i ragazzi componenti della Rosa e della Pescara Calcio, adesso non voglio dire subito, adesso sono partiti il 14 o il 15 luglio in ritiro, di libertà, ma proprio libertà, hanno avuto 2 giorni e altri 2 adesso, 4 giorni in totale, dal 14 luglio, uno perché... Quindi sono scoppiati, vuoi dire? Zeman è questo! Sì, Zeman, capito, Zeman questo. Ma 4 partite poi in casa, non piace. Puoi fare un punto. Zeman, no, questo è un altro discorso. Chiariamo una cosa, perché altrimenti fuori dicono, ecco, state facendo adesso le polemiche con Zeman, che pensate che possa saltare? Assolutamente no. L'analisi deve essere costruttiva, critica e costruttiva, perché piena fiducia ovviamente per Zeman, perché deve risolvere dei problemi. Certo. E prima di farti continuare però devo andare a Pesaro, perché c'è il nostro Jacopo Forcella, inviato per Pesaro Pineto. Buonasera Jacopo. Buonasera Enrico, buonasera a tutti voi. Appena finito il primo tempo qui al Benelli tra Vis Pesaro e Pineto, il punteggio è di parità 1-1, botta e risposta intorno alla mezz'ora, con il vantaggio del Pineto al 29esimo con l'azione personale di Volpicelli, che ha scaricato sulla sinistra, dove è andato con il diagonale destro Teraschi, diagonale perfetto, preciso, che ha battuto Polverino per il momentaneo vantaggio del Pineto, che è durato solo 120 secondi, perché al 31esimo il corner di Paola ha trovato il terzo tempo molto bello di Zagnoni, anche se la difesa del Pineto un po' ferma. Zagnoni che era andato molto vicino al gol già al minuto 19, su una doppia conclusione, prima un ex bianco-azzurro come Valdifiori, respinto da Tonti, poi proprio sulla respinta tiro di Zagnoni alto. Comunque, mi sembra di capire un buon Pineto?
un buon Pineto, un primo tempo godibile. È chiaro che il pallino del gioco l'ha avuto leggermente di più la Vispesaro, che ha messo insieme qualche occasione in più, però bisogna dire che dall'altra parte la formazione di Amalo, a cui mancano tanti interpreti di centrocampo, ha fatto un buon primo tempo di grande gamba, soprattutto in Giambè dalla parte destra del centrocampo ha fatto male, così come Teraschi dall'altra parte. Stasera davanti ci sono Volpicelli e Chakir, non Gambale, che parte dalla panchina. Primo tempo positivo anche per i due attaccanti, forse da rivedere sull'azione del gol dell'1-1 la linea difensiva, che è sembrata un po' troppo passiva e ha permesso a Zagnoni di saltare praticamente indisturbato e realizzare 1-1. Grazie Jacopo, ci risentiremo più tardi prima della chiusura della trasmissione. Grazie, buon lavoro ancora. Sentiamo dopo, grazie. Linea alla regia, primo momento di pubblicità e poi torneremo in studio, a tra poco. CSA, servizi per l'edilizia, impiantistica civile ed industriale, progettazione e costruzione, fotovoltaico. Siamo sempre aggiornati sui nuovi prodotti e sulle migliori tecniche costruttive. Un insieme di professionisti in grado di seguire ogni fase del progetto, realizzando tutte le tipologie di lavoro. CSA. Da giovedì 5 ottobre ritorna lo Svuota Tutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80% su materassi, letti, poltrone, reti e divani. Grandi marchi: Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo, Noctis e Bontempi. Ricorda, da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro, conviene. Corso Umberto I 310, Monte Silvano. Telefono 085 42 28 988. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Torniamo in diretta. Andrea, novità dai posticipi? Non ve ne sono sui risultati su cui vi ho aggiornato, però si sta giocando anche in Serie A Lazio-Fiorentina 0-0 all'intervallo, Arezzo-Gubbio 0-0 all'intervallo, nel girone C Benevento in vantaggio 1-0 sul Potenza, gol di un ex biancazzurro, Edoardo Masciangelo, prego. Edoardo Masciangelo è tornato al gol. Dino, dove eravamo rimasti? Non lo ricordi. Con Klinko durante l'intervallo. No, a parte Klinko, le sue valutazioni a livello tattico, dicevi che tu difendi molto questa scelta di Zeman, perché ovviamente ha creato lui la squadra insieme a Dell'Icardi, ed è giusto portare avanti il discorso con i giovani, ci mancherebbe, però i correttivi sono necessari. Ma vedi, il fatto che difendo molto non è vero niente, io non sto difendendo, io sto dicendo, e lo ripeto per la terza volta, non vorrei essere logorroico. Zeman va preso così, sì. E noi dove stiamo a discutere perché ha tolto Tomassini e ha messo Cuppone? L'ha detto lui, io gli credo. Lui semmai secondo me non ha ben capito ancora quali sono i tre centrocampisti da far giocare sempre, perché di solito Zeman quando sceglie il suo 11 lo porta fino a giugno dell'anno successivo, no? Ci ricordiamo. Invece il centrocampo lo alterna tantissimo, che poi toglie a Cornero e mette Cangiano, o al contrario, ci può stare perché fanno un lavoro veramente sfiancante e ci può stare, abbiamo fatto 18 partite in tre giorni, sì. Ma il centrocampisti secondo me, ecco lì, non ha ben chiaro quali dovrebbero essere, diciamo, i tre titolari inamovibili. Infatti li sta facendo ruotare tutti, sta dando fiducia a Da Gasso, un ragazzo che viene dalla primavera, e questo gli si fa un plauso. Poi se noi pretendiamo che Da Gasso faccia la differenza in Lega Pro, un ragazzo che viene dalla primavera, forse pretendiamo troppo. E poi non sono d'accordo quando, non so se tu o Luigi, dice noi ci aspettavamo un campionato di alta classifica e quant'altro. No. Cioè, io non so chi l'ha detto questo. No, contrario. Proprio Dell'Icardi in questo studio ha detto è normale che noi puntiamo non a fare i playoff al primo posto. Perché? Puntare poi... Ma è giusto che il direttore debba dire una cosa quasi simile? Quasi scontato. Anche le possibilità per farlo. O no? Sì, però. Allora partiamo da lì. Aspetta, voglio fare una marcord. Mettiamo il nastro indietro. Posso fare una marcord semplice? Sì. Che insomma, chi ci segue credo che se lo ricordi. Noi abbiamo avuto per tanti anni un direttore sportivo, no? Adesso faccio un po' ridere. Che si chiamava Andrea Iaconi. Sì. Andrea Iaconi, dentro se stesso, era un ottimista proprio totale. Ma quando si trovava in contesti tipo le TV, quant'altro, la domanda è: Andrea, che facevi domenica che piovamo 4 gol? Esatto. Ha sempre risposto così. Quindi, se Andrea Iaconi fosse stato seduto al posto di Dell'Icardi qua, quando gli avete fatto la domanda, avrebbe risposto: abbiamo fatto una buona squadra, però sto lì più forte. Traduco per no, quelli che ci ascoltano: abbiamo fatto una buona squadra, è complicato, ci farebbe bene stare in mezzo ai primi 5. E quindi che Dell'Icardi invece è un altro tipo di soggetto, sa di avere una buona squadra. E più trasparente è stato Dell'Icardi, perché non si nasconde dietro a un dito e dice vogliamo fare un campionato. No, ma Dell'Icardi ha detto, c'è la sua personalità. No, Dell'Icardi ha detto un'altra cosa, cioè ha detto, l'ho sentito, ecco perché. Ovviamente ha rivendicato la bontà del suo lavoro e ha fatto bene, e gliel'abbiamo tra l'altro riconosciuta noi in quella sede, perché Pescara stava andando molto bene. Dell'Icardi ha detto che probabilmente la partenza del Pescara era al di sopra delle aspettative, cioè mentre loro si aspettavano una crescita graduale di questa squadra è partita molto forte anche nei risultati, forse nelle prestazioni sì, ma molto di più ancora nei risultati, e quindi questo ha creato una grande aspettativa e ci fa perdere di vista il fatto che comunque questa è una squadra di giovani che ha bisogno di tempo per assimilare i concetti di Zeman, per crescere anche mentalmente, che questa squadra è una squadra tra l'altro che ha pochi leader, perché diciamocela tutta, forse il leader indiscusso è Zeman. Il leader indiscusso è Zeman, ma forse il leader in campo, a parte Brosco che è un veterano, doveva essere Merola, il quale probabilmente fin dall'inizio ha avvertito anche la responsabilità di essere il leader in campo, perché è l'uomo su cui Zeman confida, perché è l'uomo che ha giocato di più con Zeman, che Zeman conosce meglio, e Merola fino adesso, che è un giocatore di qualità indiscusse, probabilmente non ha ancora dato il meglio di sé, e anche questo è un problema, perché se allora il leader assoluto è Zeman, allora va in campo anche a Zeman, ma non è così. Carismatico. Ma non è così, quindi non Luigi può essere. Mi stai dando così. Ragione, no, no, era fa, quello che detto, dicevamo prima. Il Pescara adesso sì, io sono così, ma tutte le squadre faranno così. Io non sono, e sono sicuro anche la Torres. Io non sono disfattista, sono anzi fiducioso. Prendo atto di un momento di difficoltà che c'è.
Stefano e Paolo, volete inserirvi in questo discorso in prospettiva, perché ovviamente il momento è negativo, fa parte della stagione, però ricordiamoci anche che negli ultimi 3 anni il film si è un po' ripetuto, perché grande partenza anche con Auteri, perdi con la Reggiana e il giocattolo si rompe. Lo scorso anno con Colombo, grande inizio di stagione, perdi con il Catanzaro e il giocattolo si rompe anche per altri motivi. Quest'anno ci auguriamo che non sia così, perché la situazione la tiene in mano Zeman, per questo è il leader. Beh, innanzitutto anch'io premetto che non c'è nessun intento di mettere in discussione Zeman, il suo calcio difficilmente può non piacere, ed è vero che Zeman è un sistema, è un'idea di gioco, quindi non si prende tutto il pacchetto, anche con le contraddizioni e con le difficoltà che possono esserci in un processo di crescita. Detto questo, è chiaro che ci sono delle cose che non vanno. Personalmente non credo che ci sia stato l'effetto dei 2 anni precedenti, un po' del contraccolpo psicologico. Io ho visto bene o male la squadra che è entrata in campo contro la Recanatese, era entrata in campo anche con l'approccio giusto, era la prima mezz'ora aveva anche giocato discretamente, qualcosina di più aveva fatto. Riccardo, un po' nelle critiche? Ma rispetto al primo tempo sì, nel secondo no, non che sia esagerato, perché non aveva fatto grandissime cose, però l'approccio, almeno sul piano della voglia, la squadra era scesa in campo bene. Nel secondo tempo la squadra è totalmente scomparsa, tant'è vero che anche tornando alle sostituzioni si possono criticare quanto vogliamo, ma secondo me non sono state quelle poi a determinare il risultato, perché oggettivamente Tommasini o non Tommasini non ci si arrivava lì davanti. Paolo? Ma guardi, io ovviamente Andrea, adesso vengo da te. Non è da mettere in discussione Zeman. Ha preso la squadra dall'inizio, una squadra molto giovane, quindi i risultati secondo me non si possono vedere nel breve periodo, ma nel medio periodo. È chiaro, sempre tenuto in conto che il lungo periodo è tutto il campionato. È stato giocato un quarto di campionato. Io credo che questo possa essere una crisi transitoria dove ci sono tanti fattori, tra i quali il centrocampo non ancora definito, come diceva prima giustamente Dice, è una squadra che si deve ancora stabilizzare, però per quello che abbiamo capito gli elementi, come dice Dino, però a centrocampo bisogna trovare forse una soluzione definitiva. Io credo che il leader indiscusso sia Squizzato, poi sono gli altri due ruoli secondo me dove bisogna individuare delle persone che siano bravi sia nella proposizione del gioco che soprattutto nella marcatura. La cosa che brucia di più comunque in questa, in questo periodo di crisi, è che in casa su 12 punti a disposizione ne abbiamo preso solo uno, e non vorrei che questo poi alla fine magari si vada a pagare nella classifica. L'Adriatico, nella classifica sottolineiamo, all'Adriatico. Paolo, 12 punti a disposizione. No, ho detto, non fai gol. Le squadre di Zeman, quelle che hanno vinto, avevano 3 giocatori che andavano in doppia cifra. Sì. E sono stati Immobili, Sansovini. Non parliamo di fuori classe, lo puoi fare anche in Serie C, devi avere gente che fa gol quando gli capita l'occasione. Il Pescara ne produce di occasioni. Tu devi avere 2-3 giocatori lì davanti che quando gli capita l'occasione segnano. Purtroppo questa è una squadra che ha un grosso problema lì davanti, non capitalizza il gioco che fa, e poi ovviamente la vulnerabilità della difesa. Però nelle ultime gare abbiamo anche costruito meno, cioè ci sono state anche difficoltà proprio nella manovra, nella costruzione. Tu con la Torres sul 2-1 le occasioni le hai avute, becchi la traversa, comunque non la butti dentro. Tu la partita con la Torres se la pareggiavi non c'era. Anche se lì è stata una reazione alla forza dei nervi. Cupone. Vi ricordate Prorecchi voi? Andrea Prorecchi, no? Un buon giocatore, però non faceva gol. No, Cupone, non gli puoi chiedere di fare 20 gol. Contro la spalla. Allora, Luigi, sai cosa voglio dirti? Ha detto una cosa giusta, mi ha fatto riflettere. Una sola? No, l'ultima, l'ultima. Allora, no, prima no, ma non scherzo. Allora, il gioco di Cupone dovrebbe permettere alle mezzali di far gol, e ne facciamo pochi, gli inserimenti. E a Merola, e chi gioca da quest'altra parte, chiunque sia, quindi dico Merola perché è un punto fermo ed è qua, di fare più gol, perché se non li fa Cupone, ma lui fa tanto di quello scompiglio che entrare in area, qui mancano i gol delle mezzali e degli esterni.
anche se gli esterni qualche gol l'hanno fatto pure, ma anche il gol del centravanti. Io sto parlando quando gioca a Cupone. A Cupone non gli puoi chiedere davanti alla porta, non, che non, è non è il classico centravanti allora, che sta là. Avete visto che Plinz rialza la testa? Anche troppo scompiglio, ieri ha tolto una palla a mano che grida vendetta. Sì, Cupone è quello, ce lo dobbiamo prendere così. Scusa Andrea, e Vergani? Ecco, Vergani, come si chiama? Chi l'ha visto? Sono andati a chi l'ha visto, il genitore di dove sta Vergani. Sì, ma Vergani è un giocatore che ha fortemente voluto il Pescara. Bravo, allora no, non il Pescara. Io ricordo, Zeman ha fatto delle dichiarazioni a inizio campionato. Giocatore da doppia ha saltato il ritiro, quindi un giocatore che salta il ritiro con Zeman già perde il 50% di probabilità di entrare in palla come gli altri e di farsi vedere. Però ne ha parlato bene. Io ero convinto che dopo la stagione l'anno scorso in cui Zeman non lo vedeva proprio, questa è la verità, lo faceva giocare perché proprio aveva litigato. Nella partita più importante? Quale? Quella con Foggia. Perché l'ha messo gli ultimi 20 minuti della partita la più importante se non lo vede? No. Rispondimi a questa domanda. Aspetta. Rispondimi. Ma chi ha detto che non lo vede? Tu hai detto non lo vede. Dicendo, vedi, allora, tu hai detto non lo vedi. Vedi, stavi facendo bene prima che te l'ha preso l'altro. Abbiamo parlato più alto. No, io stavo sono dicendo molto attento, esattamente caro. Il contrario, che Zeman a inizio campionato ha detto che Vergani è un buon giocatore che va tenuto, un buon centravanti che sboccerà. Quindi io sono come te, preoccupato del perché non lo fa giocare. Ligari ha espresso evidentemente ci sono dei problemi proprio, non lo so, penso di non lo so, di feeling. Secondo me manca il feeling. Tutti i playoff non ha mai giocato, nella partita più importante l'ha messo 20 minuti. Quest'anno l'ha fatto un minuto, è un buon giocatore. Ma secondo te, ma tu dici male, una cosa, ma la realtà è un'altra. Cioè tu vedi un tavolo verde e dici è giallo. Vabbè, ma giallo. Ma però quelle poche volte che gli ha dato spazio ha detto che è bravo. Ho capito, ma non puoi dire che uno è un buon giocatore. Te, non so perché non e allora è strano che tu la pensi come me. Te. Vabbè, scusa, tu dici non lo vede, no? Perché non lo non è che lo dico io, non ho fatto un minuto. Però se state ne ha parlato bene. Diciamo noi che non lo vede. Io credo che Riccardo Vergani... dice se non lo vede perché nell'ultima l'anno partita, scorso? Sì. Quella decisiva era sempre lo stesso. Se mi date tempo, chiamo Zeman. Allora, chiamo. No, io ho risposto l'attenzione sulle scelte di Zeman. Parlo di attacco e di centrocampo. Un dato statistico sul ruolo di centravanti: Cupone è sempre titolare, tranne nell'ultima gara. Nelle precedenti 5 partite, togliendo l'ultima, Cupone titolare viene sostituito 3 volte all'intervallo. La spiegazione sempre è che lui cercava un attaccante con altre caratteristiche. Poi gioca Tommasini per la prima volta titolare e non Cupone, e Tommasini, nonostante il gol, viene sostituito all'intervallo perché cercava altre caratteristiche rispetto a Tommasini, cioè un attaccante più veloce. Allora domanda, possibile che nelle ultime 6 partite almeno Zeman è partito con un centravanti e poi ha cambiato perché cercava altre caratteristiche, cambiando dunque il centravanti titolare che lui ha scelto all'intervallo? Altra domanda sul centrocampo: se Squizzato e Tugnov non fanno parte del centrocampo titolare del Pescara, forse abbiamo un grosso problema, perché Squizzato è l'unico regista puro che è stato acquistato, e perché Tugnov è il giocatore più tecnico, è un nazionale dell'Estonia ed è il miglior marcatore in campionato del Pescara. Se loro non sono dei titolari consistenti, probabilmente è un problema questo. Credo che siano delle riflessioni giuste. Quello che ho detto prima, no? È in mezzo che c'è un po' di confusione lui, secondo me. E no, solo anche davanti. In mezzo al campo, scusa. Sì. Ma lui ha parlato della parte offensiva. Merito a queste riflessioni, sei d'accordo? Delle riflessioni molto giuste. Sicuramente ha centrato in piedi. Cioè, il problema è, Zeman non ha un centravanti, che rispecchi le aspettative personali, esatto. Se ne è accorto, e quindi deve adattare Cupone, che ritiene, forse per il movimento che fa, superiore a Vergani, a Tommasini, però purtroppo Cupone non vede la porta. Questo è il grande problema. Mi dite il nome di un centravanti, secondo tutta questa teoria, io sposo in toto quello che dice Andrea, che ha un nome di un centravanti che ha caratteristiche per Zeman. Uno. Vergani. Anche se c'era Vergani, secondo in realtà Vergani ha le caratteristiche per essere il centravanti ideale per Zeman. Il problema è che o magari mentalmente il ragazzo non c'è, si porta dietro i problemi dello Stefano. No, nel senso che ci possono essere le caratteristiche ideali di un allenatore, però poi è il campo che parla. E allora
se Cuppone, anche con i gol divorati, ma con il lavoro che ha fatto nelle prime giornate di campionato, ha inciso, ha impattato positivamente poi sul gioco della squadra e anche sui risultati, diciamo che nell'ultimo mese e mezzo molto meno. Nel momento in cui trovi un centravanti come Tommasini, che si era mosso bene, si era dato da fare, fa un gol e che in qualche modo incoraggia anche un percorso di crescita. Siamo arrivati, non mi stai rispondendo alla mia domanda, perché tu giri attorno. Secondo me, te lo dico io la mia risposta, Melchiorri forse è un attaccante che andrebbe bene a Zeman, che è un giocatore veloce, è un giocatore veloce, c'è che ha piede. Una figura predisposta a questo compito, che è Daniele Dellicarri, no? Credo che all'inizio della stagione si siano toccati questi argomenti. Non credo che Dellicarri da solo prende Doveva essere Vergani. Prende Cuppone, no, perché lo ha adattato. Perché abbiamo un altro piccolo. Allora ha sbagliato tutto Dellicarri. No. E come no? No. Secondo me sbaglia Zeman. Non è la questione di come è proprio il concetto, e l'ha espresso benissimo Andrea questo concetto. Non è chi sbaglia, è Zeman in tutto questo. Se c'è un colpevole di queste ultime quattro giornate è Zeman che sbaglia a fare i cambi anche a livello psicologico, perché tu un giocatore che fa gol non lo cambi, eventualmente lo cambi al 70esimo perché lo distrugge a livello psicologico. Uno, due, Cuppone, che è Cuppone, non è, come dite voi, per me no, perché nasce centrale, una punta centrale, lo continua a giocare centrale. Tu metti dei panni di Vergani e Tomasini, che stanno comunque bene, non giocano. Ieri poteva mettere Cuppone, poteva togliere Merola, ti faccio un esempio. Sì, ma io non voglio fare il tecnico, però ad analizzare la partita, che vediamo con attenzione. Discorso. Poi scusa, posso dirti una cosa? Io ieri non sono stato bene, la partita l'ho vista da casa. Sì. E da casa la partita la vedi in maniera diversa da come la vedi in campo. E io sai che cosa ho visto ieri? Una grande qualità nel gioco, che dallo stadio la vedi meno, sui piedi dei giocatori del Pescara, cioè sono bravi tecnicamente, ma in TV lo vedi meglio che non a casa. Ma tu però vedi, come ha detto lui, una grande confusione di persone che perde la palla. C'è stato una, non mi ricordo chi ha perso la palla, ha fatto così con le braccia. Quindi non mi ricordo più. La fiducia che si dà a Zeman, che ha fatto così con le palle. La fiducia che si dà a Zeman in prospettiva è perché si chiama Zeman. Luigi. Ma certo, il fatto che si chiami Zeman, il fatto che abbia una storia come quella che ha, il fatto che abbia vinto a Pescara in quel modo, è chiaro che crea un credito illimitato a Zeman. Ma poi c'è anche un altro fattore, che Zeman oggi come oggi è insostituibile qua a Pescara, cioè questa squadra oggettivamente, speriamo di non aver mai questo genere di problemi e che il Pescara si riscatti immediatamente, ma questa squadra non può essere affidata a nessun altro che non sia Zeman. È insostituibile Zeman. Perché questa è una squadra di ragazzi che può essere plasmata solo da un allenatore con quelle caratteristiche. Qualunque altro allenatore di questa categoria, Riccardo, avrebbe delle difficoltà enormi. Certo, non è che non affronterebbe il campionato, direbbe no, non vengo a Pescara, non abbiamo perché la controprova, non sono all'altezza. Su quello, io non ce l'abbiamo, non però, abbiamo però la le valutazioni sul tuo discorso. Lo sappiamo. Che è difficile. Lo sai tu, io non sono d'accordo. Ma però con i giovani credo che non abbia proprio pari. Nel momento in cui però Zeman gioca in questo modo e le squadre avversarie lo affrontano a viso aperto, e allora noi, sia su velocità e tecnica, ma nel momento in cui le squadre si chiudono, come ormai con Zeman si chiudono tutte, anche squadre tecnicamente più scarse di noi, quale la Recanatese, quale le altre squadre, tranne la Torre, si chiudono, ti aspettano, parte di partenza, fanno. Però Riccardo, Zeman anche l'anno della promozione, quella splendida cavalcata, sì, fu un periodo di crisi, no? Sì, poi si andò a vincere a Padova 6-1 e ci sono dei corsi e ricorsi storici, sì, perché quel Padova era allenato da Dal Canto, che è l'allenatore della Carrarese, il prossimo avversario del Pescara. Però ci vuole una, ce lo faccio vedere io. 6-1. Ma anche di meno. Anche 5-1. L'importante è che ci sia la possibilità. Ti è piaciuto questo ricorso storico? Sì, eh? Bellissimo. Come no? Questo è un colpo che non me l'aspettavo. No, allora possiamo andare in pubblicità, tra poco.
CSA, servizi per l'edilizia, impiantistica civile ed industriale, progettazione e costruzione, fotovoltaico. Siamo sempre aggiornati sui nuovi prodotti e sulle migliori tecniche costruttive. Un insieme di professionisti in grado di seguire ogni fase del progetto, realizzando tutte le tipologie di lavoro. CSA. Da giovedì 5 ottobre ritorna lo Svuota Tutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80% su materassi, letti, poltrone, reti e divani. Grandi marchi: Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo, Noctis e Bontempi. Ricorda, da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro, conviene! Corso Umberto I 310, Monte Silvano. Telefono 085 42 28 988. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970, Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Un'ora e mezza sta volando, sono le 22:06 minuti, peccato che non avete sentito cosa si è detto durante la pubblicità, niente di che, però i toni si sono accesi. E... Dino? Chi? Io e Klinko. Allora, a proposito di risa, purtroppo tocchiamo un argomento non bello, perché un nostro concittadino, lo sapete un po' tutti, Fabio Grosso, ieri è stato vittima di un episodio davvero sconcertante. Andrea, rivediamo sì, questi. Qui abbiamo una successione. Sta bene, adesso Fabio sta molto meglio, gli mandiamo un abbraccio dallo studio. Una successione di foto, ieri Sassaiola, dei tifosi del Marsiglia al momento dell'arrivo del pullman del Lione, c'era questo importante posticipo tra Marsiglia e Lione, queste le condizioni di Fabio Grosso colpito. Questa è la prima pagina dell'Equipe. Della, sì. della Sassaiola, questa foto è stata ripresa dall'Equipe in prima pagina, la gara poi è stata rinviata, Fabio Grosso poi ha avuto
è stato curato, 12-13 punti di sutura, possiamo vedere l'immagine successiva, gli è stato applicato un turbante, sembrava potesse andare ad allenare così la squadra, poi la partita è stata rinviata e questa mattina sta decisamente meglio, questa è una foto proprio di questa mattina, la stiamo per vedere, in condizioni sicuramente migliori, però la gara è stata rinviata, ovviamente gli facciamo un in bocca al lupo per una pronta guarigione. È un tuo amico Fabio? Da sempre. Da sempre? L'hai sentito? No, ci siamo scritti questo. Perché in questi momenti c'è brutta storia. Tutti che gli scrivono. Brutta storia. Poi a Marsiglia. No, mi viene un po' da ridere. Non è la prima volta. Mi viene un po' da ridere quando trovi ancora. Vabbè, guarda, non ne voglio parlare. Io ho la mia idea, no? Il calcio ormai ha preso una piega che ci sto dentro, mi dà da mangiare, mi ha dato da mangiare, spero me ne dia ancora, ma di calcio non è rimasto nulla. Abbiamo le bombe di qua, ma se ci giriamo di qua abbiamo le bombe, i missili, gente che di là, bambini trucidati, e questi scagliano ancora le pietre, ma non ce l'ho solo con loro, quando spesso vedo rissi allo stadio, cioè, a me mi viene da ridere, io che ci sto dentro, ma anche voi insomma. Mi viene da ridere, come quello che bacia la maglia, lo stemma, fa gol, bacia lo stemma, ha già firmato per un altro. Di calcio è rimasto poco o niente. Per fortuna ancora, ecco, discutiamo di cupone. Quando finirà anche questo, e finirà anche questo, ormai il calcio è solo business. Beh, l'ho già nient'altro da tempo. L'ho già business. Da tempo, no? Quindi... No, ma adesso in una maniera proprio totale. Quando tu vedi che società di Serie A, Serie B arrivano americani, giapponesi, cinesi, vengono qua a far divertire i milanesi, fatemi capire. Vengono qua a far divertire la SPAL, a far divertire il Venezia, ma cosa dite? Poi mi viene da pensare, no? Stanno ancora ad attaccare quei pochissimi, ma pochissimi presidenti che o fanno bene o fanno male, perché nessuno nasce fenomeno, che però sono ancora attaccati ai colori sociali e noi ne abbiamo uno qua. Può piacere, non può piacere, amato, odiato, ognuno la pensa a modo suo, io non sto a difendere nessuno perché è talmente grande e vaccinato che sa difendersi da solo, ma comunque è di Pescara, sono 11-12 anni che sta qua, ci mette la faccia, ci ha rimesso nel bene, nel male, quando finiranno anche questi? Io vengo dall'epoca, chi mi conosce sa che sono stato 11 anni a fianco a Gino Corioni che mi ha, buonanima dove si trova, che mi ha dato tantissimo. Era uno che non faceva calcio, lui faceva calcio perché era tifoso, lui voleva vincere. E infatti è andato in disgrazia totale e poi lui è morto, perché lui ci metteva il cuore, l'anima, lui voleva giocare, lui voleva vincere, appassionato di Brescia, della sua città. Sono finiti, canzoni Frascara, Ancone Tani, Sibiglia, ci sono finiti, il calcio oggi è solo business, basta dirlo. Senti, chiedo un'altra cosa e poi torniamo a... Non mi fare domande complicate però. No, sui giocatori squalificati per le scommesse. No. Guarda, io ti rispondo solo una cosa. Ma ancora finisce la trasmissione? No, facciamo che non rispondo. Allora, ragazzi, ma... fare come Corona. A me mi viene... Ma no, aspetta, Corona numero uno. Allora, Corona, secondo me, io ho l'idea, no? Non si possono dire parolacce, ma comunque non è una cosa bella, volevo dire contro Corona, ma non la dico. È una parolaccia brutta, ma se l'andiamo a esaminare, cioè lui è un dritto, sempre per il discorso business, è solo business, no? Perché che Nicolò Fagioli avesse questo problema, io ho 200 testimoni, io l'ho detto 9 mesi fa, ovviamente non mi metto a dirlo in televisione, l'ho detto a persone vicino a me, tanto che 3 o 4 di loro, quando è uscita la notizia, mi hanno chiamato, porca miseria, figa, me l'avevi già detto 9 mesi fa, cioè nell'ambiente queste cose si sanno. E vi dico un'altra cosa e mi fermo qua. Se domani una procura, qualunque essa sia, dice benissimo, domani mattina alle 6 bisogna consegnare i cellulari dalla Serie A alla Serie C di tutti i calciatori. Ma sapete quanti fagioli, fagiolini, perucchini, cioè si ferma il calcio. Sono giuste. Ma questo non li sto condannando. Di federazione, eh? Sono giuste queste pene a livello. No, di io non li sto condannando, perché allora se uno gioca e scommette sulla sua squadra dove lui gioca, qualcosa da dire io ce l'avrei. Anzi, molto da dire. Ma tu non puoi impedire a questi ragazzi. Allora, ragazzi, la ludopatia ormai è una malattia nazionale. Cioè, io trovo. Ma però almeno sul calcio, perché sennò magari scambi di favori, risultati incrociati. Almeno sul calcio evitare, insomma, ci sono tanti altri sport, cose. Allora, capito di no, però quello che parliamo di giustizia sportiva, allora la ludopatia non
Non si guarisce nemmeno se giochi col videopoker, allora, anche quelle malattie. No, voglio dirgli una cosa, Dino, che questa sua indulgenza nei momenti in cui dice fagioli, fagiolini, andiamo a prendere i cellulari di tutti, 70%. E dici tutto sommato siamo indulgente con chi non gioca sulla sua squadra, però alla fine è un sistema, quindi in ogni caso non è che il fatto che uno non giochi sulla propria squadra lo assolve in qualche legali, modo, perché se tutti giocano ed è un sistema è evidente che c'è una malattia profonda, e anche quindi chi non gioca sulla propria squadra comunque è una malattia, un sistema. L'hai detto ma è un sistema, è un sistema. Allora, ragazzi, facciamoli giocare sui siti legali, perché andare sugli illegali? Allora, noi che operiamo nel mondo del calcio, ogni anno ci arriva una lettera dove siamo caldamente invitati a non giocare. Ok, parlo anche di noi agenti, a non scommettere, procuratori, perché, ma se, ragazzi, scusate, ci sono delle squadre in cui un procuratore ha 8-9 calciatori. Sapete che significa avere 8-9 calciatori in una squadra? No, significa che se e tu con la squadra devi vincere o deve perdere, certo. Lo puoi decidere a tavolino. Cioè, ho 8 calciatori, no, ma sono supposizioni. Quindi è chiaro che il procuratore non può giocare a peggio del calciatore. Cioè, siamo invitati a non giocare, non c'è il divieto, però ci dicono non giocate. Beh, su questo lo dicono i presidenti, insomma, è così. Ma a un ragazzo di 20 anni che sta in ritiro, il ritiro è una cosa brutta, ragazzi, che sta in ritiro. Ma forse c'è di peggio, però. Dire. No, ma dico, sì. Non sanno come passare il tempo. Una volta giocavano facciamo a poker, fumavano, si azzuffavano fra di loro. Dire, oggi stanno con i telefonini dalla mattina alla sera. Quindi se noi pensiamo di sconfiggerla questa cosa, non ci riusciremo mai. Ma è allora organizziamola. È deprimente. Sì, è deprimente, è vero. Organizziamola. Organizziamola. Vediamo veramente le batoste a chi gioca sulla propria squadra. Ma altrimenti come fa? Ragazzi, ma qua Fagioli, no? Fagioli lascia, non voglio commentare, ma Fagioli aveva altri tipi di problema. Oltre a essere Fagioli non è andato negli Stati Uniti perché gli avevano ritirato il passaporto. Cioè, voglio dire, parliamo già di luglio, di quest'estate, c'era un'indagine in corso, quindi noi sapevamo di questa storia qua. La Juve è stata brava a coprirlo, ma di tantissimi altri che sono usciti dopo non ci voleva Corona. Per la Juve Corona ci ha fatto i soldi, potevo essere subito. Io il Corona della situazione. La Juve ha denunciato il fatto subito alla federazione. Sì, ma dico non ci voleva Corona per. No, sì, potevo essere io il Corona della situazione. Indico una conferenza di stampa qui veramente ci vogliono ritrasmettere. No, ma infatti io non volevo rispondere. Domanda, cioè. Regolarizziamola. Soprattutto regolarizziamola. Sui telefonini. Allora, dai. Abbiamo un quarto d'ora di trasmissione. Andrea, che dobbiamo fare? Possiamo dire che c'è il rischio che non si giochi domenica, no? C'è il rischio che non si giochi domenica? No, diciamo questo, la gara di Carrara di questa sera è stata rinviata per l'allerta meteo, settimana di piogge abbondanti a Carrara, settimana che dovrebbe appunto protrarsi fino a domenica, con questo tempo instabile, con tanta pioggia. Da Carrara ci hanno detto che al momento non ci sono chiaramente notizie ufficiali, bisognerà attendere l'avvicinamento al weekend, però se dovesse concretizzarsi un'eventuale allerta meteo, il Comune di Carrara potrebbe riemanare una ordinanza per vietare la disputa della partita, per chiudere gli impianti comunali. Staremo a vedere. Allora, intanto alla regia se possono avvisare... Raddoppio del Cesena, intanto. Notizie proprio bellissime. di avvisare Forcella di fare l'ultimo collegamento 2 minuti prima della chiusura, quindi tra 10 minuti circa. Vediamo questa classifica aggiornata con i risultati di stasera, con la Torres che ha 7 punti di vantaggio sul Pescara, il Cesena 23 punti con una partita da recuperare, Perugia 21, Pescara 20. Sei d'accordo? Siete d'accordo che la classifica è il male minore attualmente? Paolo? Beh, il male minore sì, perché è importante, come devo dire, reagire a questo periodo estremamente negativo, però ripeto, è il male minore, però viene da riflettere il fatto che quei punti che abbiamo perso, come ho detto prima, l'Adriatico, li abbiamo persi. Allora, in una situazione, diciamo, di equilibrio nella fascia alta, potremmo trovarci poi, quando si vanno a fare i conti alla fine, ci sta ancora 3/4 di campionato da giocare, potrebbero avere in futuro, diciamo, un peso rilevante. Stefano, tu che giri molto in città anche per il tuo lavoro, cosa hai sentito oggi dopo questa sconfitta? Dagli ambienti sportivi, ecco, cosa ti è rimasto impresso delle reazioni odierne?
Ma è chiaro che nell'ambiente insomma c'è delusione, c'è malumore, sai, scema, che perché non si tratta poi di una sconfitta episodica, ma è un po' una parabola, una china calante che ovviamente crea insomma crea un po' di disillusione. Cioè, se l'ha ricreato della gara con il Pineto, quando che poi sembra quasi, esatto, sembra quasi insomma che proprio tutte le volte che c'è da fare il salto di qualità, che si ricrea quel rapporto stretto anche con l'ambiente, poi la squadra in qualche modo tradisca le aspettative, certo non intenzionalmente, ma poi è un peccato anche disperdere, cioè, quel patrimonio in termini di entusiasmo che si stava ricreando, ma che comunque si può riaccendere in un attimo. Quindi se si riuscirà in qualche modo, ecco, a risistemare un po' le cose e anche magari davvero se ci dovessero essere problemi nel disputare la gara di domenica, non tutti i mali verrebbero per nuoce, perché secondo me insomma anche una squadra che ha bisogno di tirare un po' il fiato. Ho visto diversi elementi in affanno, adesso abbiamo parlato del centrocampo, il motore si è un po' inceppato. A proposito di motori, domani avremo una bella novità a Pescara. Sì, da domani abbiamo un'ulteriore offerta di mobilità alternativa in sharing. Da oggi abbiamo presentato le moto elettriche, e quindi a Pescara, città unica di queste dimensioni in Italia, ad avere un'offerta completa di biciclette, monopattini, auto in sharing, tutte ovviamente ecocompatibili, e da domani anche queste quindi belle moto elettriche. Sappi che hai la possibilità di muoverti. La moto elettrica? Sì. Sì. Ma moto? Motorini elettrici, beh certo, non quella di Bagnai, non quella di Bagnai. Sono economici? Sono economiche, sono a prezzi assolutamente. Solo nelle grandi città. Per le tue possibilità, poi. No, io parlo per privilegi di tutti. Sono economici, allora andiamo tutti con la moto. Hai fatto conferenza stampa oggi, quindi abbiamo visto subito. No, sono in centro, si possono prendere. Riccardo, un po'. Ecco, un sorriso. Perché, perché si può ancora sorridere? Perché siamo si solo può alla destra. Sorridere perché la squadra ha molta qualità. E quindi dobbiamo puntare su questa cosa. E secondo me, per quanto riguarda gli accorgimenti tecnici, sei stato molto severo con Zeman. Ma sì, ma lo sono severo, ma lo chi ha visto sempre. Lo sono sempre stato, ma a me non piace questo tipo di gioco. Questo, guarda, lui prima ha detto una frase che io volevo ridire. Ha detto: qua piace questo gioco, ci divertiamo, però se dobbiamo parlare di vittoria, allora parliamo di no. Io il calcio lo concepisco in maniera diversa. L'obiettivo è vincere. Poi se gioco bene meglio, ma se gioco male vinco, io sono felice così. È un modo di vedere il calcio in maniera diversa. Io voglio vincere 1-0 su autorete al 90esimo dopo che mi sono difeso dalla partita. Non me ne frega niente, vado a casa felice. Invece sono incazzato nero, scusa il termine, perché sono 4 domeniche che mangio amaro di una squadra che secondo me qualitativamente è forte, ma in questo momento è messa male. Uno che non lo conosce ha capito che è interista, perché lui oltre a non vincere gioca pure male. Questa, questa per Zeman è maleducazione. Però Stefano ti ha un po' sorpreso, come ha sottolineato Luigi Mascio, la frase che ha detto battuta, Zeman in conferenza stampa, sì. Il bello non ci piace molto in questo momento, lui che sull'aspetto estetico ha costruito un po' la sua ma carriera. Io penso che insomma lì sia stato un po' un paradosso, non neanche tanto ragionato, non darei troppo peso, non enfatizzerei troppo quell'aspetto, secondo me voleva dire altro, insomma. È che insomma occorre anche maggiore concretezza, insomma maggiore convinzione, specchiarsi un po' di meno, ma il che non significa rinunciare ad un gioco che poi esteticamente ha una sua, oggettivamente una sua valenza e un suo fascino, cioè non è un smentire se stessi, secondo me. Sentiamo la versione di Paolo e poi torno da te, Luigi. Ma guarda, lui ha voluto dire, quando ha detto non si attacca alla porta, mai stato. Non si attacca alla porta, si gioca troppo sulla profondità, sulle fasce, eccetera. Evidentemente pure lui critica questa diciamo fraseologia, no? Di girare la palla sempre attorno all'area e anche dentro l'area con le difese che sono tutte schierate. Vorrebbe maggior concretezza in questo senso qua, e poi sarebbe opportuno, l'ha già detto pure Dino, effettivamente utilizzare l'arma del tiro da fuori in moltissime circostanze. Ma quando le squadre sono chiuse è difficile.
No, ma anche da fuori. No, no, invece sbagli. Quando le squadre sono chiuse è difficile tirare da fuori. Sì, ma a meno che tiri da centrocampo. Se tu cominci a tirare da fuori è uno degli stimoli, tra virgolette, per le difese per aprirsi un po' di più. E quindi magari ti crea altri spazi, capito? Entri. Potrebbe essere pure quello. Quello che vuole Zeman, entri. No, quando la squadra, vedi che Zeman vuole che, lo sa perfettamente, vuole che entri dentro, entri verso la porta, non che tu tiri da fuori. Perché tirare da fuori è difficile. Pensa quando hai 8 giocatori, ma proprio c'è il contrario, guardi che non è facile. Non è così, perché lui per esempio non vuole il giocatore che va sul fondo, critica il giocatore che va sul fondo, non è proprio così invece. Quante volte uno tira e dice no, sul fondo, liberi. Ti ho detto che lui vuole i giocatori che puntano la porta, non il fondo, la porta. Non ce li ha i giocatori che ma questo è un altro discorso, ma lui ha detto che lui è critica i giocatori che vanno verso il fondo, vuole i giocatori che vanno verso la porta. Io poi ti dico, è difficile tirare da fuori quando hai la difesa schierata con 4, 5 o anche 6 giocatori in linea. Cioè te la ribattono, dici? Cioè tu tiri, ma è difficile tirare, ma da quanti metri tiri? Ma tu cominci a tirare punto pure quando puoi e vedi che la difesa piano piano magari si apre e quindi ti crea nuovi spazi. Ma non lo so. Io comunque non ho mai visto una squadra di Zeman giocare tanto in orizzontale, cioè questo è un altro dei paradossi di questo questa, è giusto. Questa... Anche innamorati del pallone troppo, cioè gente che si trastulla col pallone. Perché io che cosa ho detto? Che è difficile tirare da fuori la difesa schierata. Zeman, è difficile. Quindi Zeman a Leao non farebbe giocare mai, perché lui punta, va là e mette più. Non va mai verso la porta. In realtà, cioè, sì, io sento dire bisogna tirare, ma il Pescara con Tugno, con Cangiano, con Accornero, ha segnato tanti gol, con Squizzato ha segnato diversi gol anche nelle ultime partite. Se noi andiamo a ricapitolare molto rapidamente, nelle gare contro la Lucchese Tugno segna dal limite, ieri Cangiano segna su calcio di punizione, Cangiano fa gol con la spalla fuori area, col Gubbio tre tiri da fuori area, o Moruzzi appena dentro l'area. Cioè il Pescara da fuori tira, anche a Cornero ci prova spesso, secondo me quello è un finto problema, è che bisogna, come dice Stefano, magari cercare un po' meglio la verticalità. Perché poi quando le cose vanno male si diventa un po' non confusionari anche nelle critiche, ma si mette tutto nel calderone, si cerca sempre di trovare delle soluzioni che alla fine ci sono state, ma sembrano tanto tempo fa. Invece la squadra, come diceva Andrea, ha giocato, ci ha divertito fino a qualche 20 giorni fa, perché sono state disputate 6 partite, era una squadra che brillava. C'è questo calo, può darsi che sia mentale, sicuramente non atletico, perché altrimenti sarebbe la fine se crolla una squadra di Zeman, o di identità. Qual è l'aspetto da curare di più, Luigi? Ma quello psicologico, perché secondo me, essendo una squadra giovane, avverte la pressione, avverte le responsabilità. E poi l'aspetto più che tecnico, tattico, perché su questo ho visto tanta amarezza da parte di Zeman. A dire la verità, Zeman aveva denunciato qualche perplessità anche quando si vinceva. Ah sì sì, perché non l'ho mai sentito dire sono soddisfatto. Sostenevamo, ma lui è troppo severo anche oggi che abbiamo vinto. Vero. Evidentemente qualcosa già non quadrava. Percepiva. Nelle sue idee. È no? Vero. Questo Riccardo lo hai anche ammesso. Sì, quindi sì. Luigi? Sì, e quindi deve lavorare su questo e secondo me continua a lavorare sull'aspetto tattico, cioè cercare di plasmare questi ragazzi e fargli fare quello che lui pensa sia necessario fare secondo la sua visione di gioco. Detta così sembra semplice, tutt'altro che semplice, ci vuole tempo. Dino, concluderò con te, però devo andare a Pesaro perché c'è l'ultimo collegamento, anche se manca ancora un bel po' alla fine della partita tra Pesaro e Pineto. C'è il nostro inviato Jacopo Forcella. A che minuto siamo, Jacopo, e come sta giocando il Pineto? Di nuovo buonasera Enrico, siamo al minuto 82, in questo momento il gioco è fermo perché poco fa c'è stato uno scontro molto violento tra Alessandro Donto, il portiere del Pineto, e Carlson, ad avere la peggio, insomma, sembra essere stato l'attaccante della dispersa, però si è rialzato, ma sono entrati anche
i barrieri sul terreno di gioco per verificare le condizioni di entrambi. Il pallone che arrivava dalle retrovie, e Tonti è arrivato con un filo di ritardo, infatti ha preso anche il cartellino giallo. Un secondo tempo diciamo giocato in maniera meno intensa dal Pineto, è stato un po' più pericolosa la Vispesaro, che si è fatta vedere almeno in tre circostanze, soprattutto al 51esimo con un salvataggio in scivolata di Batti su Pucciarelli, che praticamente stava per concludere a rete a Tonti pressoché battuto. Adesso ci sarà ovviamente il calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, appena usciranno gli staff sanitari, i rispettivi staff sanitari, e si riprenderà con il calcio di punizione dal limite per la Vispesaro. I minuti in questo momento sono 83, il gioco è ancora fermo, così come il punteggio ancora fissato sull'1-1 al Benelli tra Vispesaro e Pineto. La linea, cazzo, che posso tornare definitivamente a te. Grazie Jacopo, purtroppo non possiamo dare i finali di tutti i posticipi. Ha accorciato la Carrarese a Cesena, 2-1 a Cesena. Allora, quando finiremo questa trasmissione speriamo di avere una bella sorpresa. Ricapitoliamo tutti i risultati prima di lasciarci, Andrea. Assolutamente sì, in Serie A 0-0 tra Lazio e Fiorentina, in Serie C Arezzo Gubbio 0-0, ma Gubbio in 10 uomini da qualche minuto. Cesena Carrarese 2-1, Perugia Entella 2-1, Vispesaro Pineto 1-1, nel girone C di Serie C Benevento Potenza 1-0. Dino, la costanza di rendimento è un po' la forza del Cesena, che non ha avuto, ha perso la prima partita, poi però ha dimostrato tutta la sua forza, e quella è la squadra probabilmente più favorita rispetto alle altre. Sì, credo proprio di sì, anche se avremo a che fare anche col Perugia, credo, che lo stiamo sottovalutando un po' tutti. La Torres sicuramente non sarà il Catanzaro, ma lotterà perché ha giocato e gioca veramente bene, e poi ci siamo noi, quindi questi sono i tre. Il Catanzaro dell'anno scorso non c'è, quest'anno non c'è, e basta stare tranquilli e calmi. Quello che è successo l'anno scorso dopo Catanzaro non è successo quest'anno, quindi, e non succederà. Adesso si andrà a Carrara, speriamo che si giochi, poi c'è il Rimini di lunedì sera, si andrà a Pontedera, il 25 novembre ci sarà Pescara Cesena. Pensi che per quella data le cose siano migliorate? Sicuramente, e in quella partita noi arriveremo con 2-3 punti davanti al Cesena. Allo scontro diretto staremo un paio di punti davanti al Cesena. Conserviamo questa dichiarazione. Attenzione, però se indovino, insomma, una cena la merito. No, ma 2-3 punti davanti al Cesena è tanta roba, perché il Cesena è già 3 punti avanti con una gara da recuperare. Mancano 3 partite prima. Sono 9 punti a disposizione, no? Ah, tutto può succedere. Deve pur riperdere il Cesena prima o poi, no? Cioè, ribadiamo dallo studio piena fiducia in Zeman, perché la stagione è nata sotto questa stella. Questa stella deve continuare. Ragazzi, l'anno scorso per un fallo laterale al 94esimo, non sono andato in Serie B perché all'Ecco ce lo mangiavamo, come dice il grande Sembrogno. Per un fallo laterale al 94esimo è battuto male. Io dico solo questo. Grazie a Paolo Toro, a Stefano Buda, a Riccardo Clinco, a Dino Zampacorta, a Luigi Albore Mascia. Andrea, hai qualcosa da aggiungere? Chiudiamo qui. Siamo a posto così. Perfetto. Domenica appuntamento alle 13.30, perché si giocherà alle ore 14 a Carrara. Grazie a Antonio Di Bernardino ai telecamere, Maurizio da qui in regia. Grazie ancora a te, Andrea, e grazie per averci scelto.